Mi dica. Sì, questa è una segreteria della palestra, ce l'ho arrivata che si vuole iscrivere in palestra. Vabbè, è strano che una persona si iscriva a fine agosto in palestra. Ha mangiato troppi gelati. Comunque. Abbiamo diversi pacchetti, esatto. Intanto può fare l'abbonamento di un mese, 3 mesi, 6 mesi o un anno. Forse è meglio un anno. Comunque risparmierà anche con un anno, certo, è meglio perché risparmiano peraltro. Allora, poi ci sono anche diverse opzioni per quanto riguarda le volte in cui viene in palestra. Se viene solo 2 volte paga ovviamente meno che se viene tutti i giorni. Ci sono anche proprio gli abbonamenti, può fare un abbonamento di 6 mesi per 2 ingressi a settimana o 8 ingressi al mese, adesso non mi ricordo. Insieme poi continuano a mangiare come vuole, sì. Allora, quello di un mese costa 80 euro, quello di 3 mesi costa 200 euro. E per 6 mesi costa 350, per un anno costa 600. Non costa tanto, alcuni costano 800. Ma quanto? Scusami, scusami. Questo è sì, 2 entrate a settimana. E se no annuale va a 1000. Essere in forma non ha prezzo, giusto? Ciao, certo, abbiamo anche i personal trainer, ovviamente extra. E abbiamo anche delle persone che la possono aiutare con una dieta, sempre extra, sì. Però una volta che inizia questo percorso le consiglio di fare un po' tutto, ecco, se no non funziona proprio niente. Sì, abbiamo anche uno shop di integratori e pastiglie che ti aiuteranno a dimagrire, certo. Io ho il mio Fitti qui. Allora, quindi lei è qui, immagino, per fare la prova gratuita. Scusi un attimo. Di solito la gente anche in vacanza d'agosto ringrazia che noi siamo aperti. Sì, signora, per agosto il suo abbonamento è sospeso. No, signora, se torna il 2 settembre, glielo possiamo sospendere fino al 2 settembre, quei 2 giorni li perderà. Mi riguarda, ma ha fatto l'abbonamento a giugno e l'ha fatto di un anno, quindi nel caso perde i soldi. Non è neanche mia la palestra. Posso anche provare a sentire, ma le assicuro che non le fanno la sospensione anche per i 2 giorni a settembre, se le faccio ragione. Ascolti, lei non è in vacanza, non è al mare, non si deve abbronzare. Bene. Allora la prego di godersi le sue vacanze, visto che lei può andare in vacanza. Grazie. Arrivederci. Questa qui è pazza, la quarta volta che...
ti ascolta, c'è quella pazza schizzata che mi ha chiesto un così. Oh, ti ho chiamato anche te stamattina, ma che problema ha? Oddio. Comunque, io pensavo di bloccarle il numero per agosto. Non si può. E la faccio finta che non prenda la linea. Tu cosa fai? Sera. Un attimo. Sì, lui è stato carinissimo. Mi ha offerto la cena. Siete? Signore, arrivo. Scusa, ho un cliente davanti. Ci sentiamo dopo la pranzo, ok? Ciao. Era lavoro. Stia calmo. Allora, lei quindi vuole fare la prova gratuita. Non con quelle scarpe. Sì, ha piovuto, sono piene di fango, è la prima regola delle palestre, non si entra con le scarpe sporche. Le scarpe che uso in palestra devono essere pulite e devono essere diverse da quelle che uso fuori. Le possiamo noleggiare oppure può tornare a casa a prenderle, perché è uguale. Vabbè, allora, per fare la prova gratuita io comunque ho bisogno dei suoi dati e devo farle firmare comunque un contratto. Non verrà debitato niente, ma noi dobbiamo prendere i suoi dati. Ok, allora. Origini australiane. Mi ricordo il nome di un surfista, ma no. Allora, cognome, ok, data di nascita. Ah, ma non è giovane. Non può avere ancora speranza, penso. Codice fiscale. Come non se lo ricorda? Guardi nel portafoglio. Non è il portafoglio. Anche santo. Lo cerchiamo. Perché no? Tanto sono a sua disposizione. Non mi danno le ferie da custodia. Ecco qui il sito. Rivede il cognome. Ok, data di nascita, messa comune di nascita. Ok. Maschio e femmina. Ok. Ecco qua. Copio, incolla. Ok, allora adesso mando a stampare il documento e poi glielo do. Torno subito. Non riuscirò mai a convincerla a mettermi la stampante di bianco. Lo sembra alzare. Ok, allora.
questi documenti. Allora, lei mi deve fare una firma. Qui, 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 qui la data. Ok. La prendo qui, una penna e un portapenne. Questa è mia. Era lei. Cosa sta facendo? Non sa leggere con la mente? Deve leggere a bassa voce. Oddio, so. Legga pure come se la sente. Cosa le devo dire? Sempre le solite cose da leggere. È pronto il posto pranzo. Scusi, dove gli hanno insegnato a leggere la scuola dei Teletubbies? Non ho ancora finito. Se vuole sottolineare anche i punti principali. Tengo. E parto. Ok, posso. Ok. Anche qui la firma. Deve accettare. No, non può mettere un accetto. Noi le regaliamo anche una prova gratuita, una cosa pretendibile. Grazie. Grazie. Sì, deve solo cambiare le scarpe e può andare, direi. Le basta che dica il suo nome. Siamo sempre qui. Quando è la palestra aperta, siamo sempre qui. Sì, esatto. Sì, noi abbiamo anche dei corsi. Guarda, se vuole lasciare il Debrian, così faccio. E volendo, quando non c'è questo tempo di M, si può fare anche palestra a corpo libero fuori, esatto. C'è un bel cortile fuori. Adesso hai che prenderci il sole.
seconda proprio attività. No, neanche se faccio attività diverse. No, neanche se provo a nuoto. No, non è scaricabile la palestra. Oddio santo. Ma da dove se ne esce fuori, santa vita? E allora buon allenamento. Arrivederci.